sotto primo 3519 potrei parlarvi tranquillamente di Le Isole della Cometa, del secondo episodio in particolare, visto che uno strumento molto importante in generale, ma piuttosto inutile nella storia, è la bussola, e cioè anche un articolo di approfondimento sempre di Francesca Grati proprio sulla bussola. Però mi sembrava giusto oggi parlarvi di aritmetica. E questo è infatti l'argomento di Che Numero, nuovo episodio della serie Newton e Pico in viaggio nel sapere, scritto da Giorgio Fontana per i disegni di Simona Capovilla. In particolare nella storia si parla di Carl Friedrich Gauss, il più grande matematico di sempre. Era di fatto un bambino prodigio e si raccontano diversi aneddoti sulle sue capacità da matematico. Forse la più incredibile è che corresse ad appena 3 anni i conti del padre. Quella più credibile, anche se comunque non è mai stata verificata, è quella che avvenne alle scuole elementari. Gauss aveva 9 anni e faceva parte di una classe piuttosto turbolenta. Il maestro Buttner a quel punto decise di assegnare un compito particolarmente difficile per tenere i suoi studenti buoni: sommare i numeri da 1 a 100. Gauss risolse il compito in maniera molto facile e veloce, e ce lo spiega proprio Newton come fece. L'osservazione era molto semplice: i numeri da 1 a 100 possono essere abbinati in coppie: 1 con 100, 2 con 99, 3 con 98, 4 con 97. La somma di ognuno di essi fa sempre 101. A quel punto, essendoci 50 coppie, il risultato non può che essere 5050. Di fatto questo risultato è legato ad alcuni numeri particolari, detti numeri triangolari. Vediamo che numeri sono. Rappresentiamo i numeri come delle palline, quindi 1, 2, 3, 4, eccetera, eccetera. Se andiamo ad osservare questa disposizione geometrica, concludiamo che i numeri 1, 3, 6, 10, eccetera, eccetera, sono numeri triangolari perché, una volta rappresentati come pallini, possono essere rappresentati geometricamente da un triangolo. Possiamo però fornire anche una rappresentazione aritmetica o algebrica dei numeri triangolari. Un numero triangolare generico n è definito come n per n più 1 fratto 2, che in realtà è proprio la formula trovata da Newton. In questo modo io posso trovare il numero triangolare ennesimo. Infatti, se per esempio prendo il primo numero triangolare, il risultato mi darà 1, che è il primo numero triangolare. Potete provare a fare la stessa cosa con qualunque altro numero triangolare. Per esempio, prendiamo T4. Che sono appunto la somma dei primi 4 numeri naturali. E infatti, se andiamo a prendere T100, cioè la somma dei primi 100 numeri naturali, otteniamo proprio la formula e quindi il risultato di Gauss e quindi di Newton nella storia. I numeri triangolari quindi non sono solo dei numeri che possono essere rappresentati tramite dei triangoli, ma che mi rappresentano anche la somma degli n numeri naturali. Un altro spunto interessante è quello dei quadrati magici. Nell'esempio raccontato da Pico, la costante del quadrato magico è 15, perché è la somma di tutti i numeri lungo tutte le righe, tutte le colonne e diagonali,
e sempre 15. Ovviamente si possono costruire quadrati magici di dimensioni diverse da 3x3 e con costanti diverse dal 15, oppure con regole diverse. In fondo anche il Sudoku è una specie di quadrato magico. Ci sarebbe da raccontare veramente tantissimo sui quadrati magici, per cui non vi sto a tediare più di così, promettendovi però che ci tornerò in futuro in maniera più precisa e puntuale. Per cui, arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!